Salve ragazzi, oggi iniziamo ufficialmente la nostra serie di ride, della quale io personalmente sono molto felice. Allora, chi è questo signore? Questo qui è il nostro pilota. Dovrebbe somigliarmi, ma purtroppo non è possibile perché la personalizzazione del pilota non è un granché. Ho preso il primo tizio con la barba che è venuto fuori, purtroppo non c'è modo di farlo pelato, ci sono altre capigliature che sono ancora più terribili di queste. Allora, vedete qui, ho iniziato da questa pagina perché voglio farvi vedere alcune cose interessanti. Per esempio, la personalizzazione dello stile di guida non è male, si può sia personalizzare proprio lo stile di guida, che sarebbe come lui è messo nelle varie situazioni, sia anche le esultanze. Adesso non ci perdiamo troppo tempo, io ne ho messo uno, ma si può proprio, ce ne sono tre predefiniti, ma si possono anche proprio personalizzare parametro per parametro. L'abbigliamento è molto vasto, ma per il momento spendere soldi in vestiti non mi va, oppure un casco. Voglio prima farmi un'idea, voglio prima fare una gara insieme a voi. Ecco qua, perfetta questa inquadratura, perché questa è la moto che abbiamo acquistato per prima. Si può scegliere soltanto fra tre naked, una delle quali è la Street Triple che c'era nella versione di prova, l'altra è questa Ducati che io ho comprato, e poi c'è una Yamaha che non mi piaceva particolarmente. Diciamo che tra le naked, che io non amo troppo, però la Ducati Monster 696, questa qui è una 696, è abbastanza di tradizione e mi sembra un'ottima scelta. Ok ragazzi, ho dato un'occhiata in giro per farmi un'idea, un po' di opzioni eccetera, i comandi, vabbè, ok, ho tolto la musica di gara perché è terribile, e insomma ho preparato un po' tutto per andare insieme a vedere e iniziare questo World Tour, che immagino sia la carriera. Benvenuto nel World Tour di Ride. La tua casa è il luogo in cui incontrare i piloti del motoclub e da cui gestire tutte le tue attività. Molto bene. Ogni competizione a cui prenderai parte ti farà guadagnare i crediti necessari all'acquisto di nuove moto e accessori. Basta. Ok, questo menu non l'ho mai visto. Allora, il mio pilota credo sia e la schermata di prima, il concessionario elabora moto, per il momento siamo all'inizio, le mie moto abbiamo solo la Ducati, World Ranking non ci, cos'è questo Elite Trophy? Ma sì, probabilmente sarà un torneo un pochino più particolare. Allora ragazzi, cominciamo con eventi World Tour, dai, voglio andare a gare, ecco qui. Perfetto, e infatti guarda caso si comincia subito con una, con un evento della nostra categoria. Ragazzi, subito andiamo in moto, cattivi, vediamo che cosa ci dice questa presentazione. Motore, telaio, ruote. Bello. Alcuni considerano questa categoria come l'incubatrice ideale per coltivare la propria passione, e non sbaglio. Eccola, era questa la Yamaha. Successo. Qui c'è solo quanto serve per trovare il puro piacere di guida, un continuo dialogo tra pilota e moto, piega dopo piega. Perbacco. Potrai iniziare ad assaporare la guida sportiva e permetterti persino qualche errore. Beh, speriamo di no. Queste moto non ti tradiranno. È vero, molto facile da guidare. Ma ciò che accadrà è qualcosa di magico. Perché senza nemmeno capire come, scoprirai che ogni vibrazione trasmessa al tuo corpo ha portato con sé sensazioni uniche di cui non potrai più fare a meno. Sto zitto per farvi ascoltare, ragazzi, che magari è interessante come presentazione. Ed è anche finita. Allora, dai, dai, facci correre subito. Under 700cc, direi che è la nostra. Ok, immagino che si debbano fare tutte. Questa è una specie di torneo. Cominciamo da Milano. Milano? Andiamo, andiamo. Guardate la schermata pre-gara, che carina, che vi dà delle informazioni sulla moto, se volete, nell'attesa. Un esempio di caricamento ben sfruttato, anche se dovresti muoverti. Eccola qui. Ancora. Non l'ho capita questa cosa del doppio. Boh. Vabbè. Eccoci ragazzi, questa è Milano. Sì, dai, confermiamo. Assetto moto. Allora, opzioni gara, un attimino, vediamo se... Ecco, no, non mi piace così. Allora, proviamo media. Fisica pro, antimpennata, niente. Incarena automatico, traiettoria ideale, no. Cambio manuale. Traction control system, basso. E, ragazzi, difficoltà metto media, non perché io voglia vincere a tutti i costi, ma perché mi ricordo che la Milestone
È un po' strana sulle difficoltà perché MotoGP 14, ad esempio, messo su media, non era media, cioè era difficile. Il nostro Ducatone, magari poi ce lo personalizziamo un po' più avanti, anche se insomma è solo la prima moto. Vai dentro la prima, non dimentichiamoci. A volte faccio la cazzata di dimenticarmi il cambio, parto in folle, grande la partenza, vai 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 vai. Attenzione alla prima curva, tutti dentro sul cordolo, pericolo qui. Madonna, in quanti siamo a staccare. Ho usato il rewind, ragazzi, ma perché, insomma, le cadute di mucchio, che cosa ci vuoi fare? Guarda questo come va. Ok ragazzi, mi sa che è lo stesso discorso di MotoGP, comunque la difficoltà media non è così media come sembra, è abbastanza difficile, quindi per il momento la teniamo. Guarda, guarda come si infilano. Ciao Ciccio. Occhio qui, staccata pericolosa quando si è in gruppo. Andiamo, andiamo, andiamo all'interno. Anche se qua sarà più difficile poi girare per noi. Buona, buona, buona la Ducati in percorrenza. Ok, sono ultimo. Molto deluso il nostro pilota. C'ha ragione. Cos'è quella? Sembrava una super motard. Che storia è? Abbiamo fatto schifo, ragazzi. Ok, ragazzi, la prima gara è andata un po' di merda. Non ho preso nulla, quindi ci tocca riprovarla. Adesso la riavviamo. Non so se vi farò vedere. Se vi farò vedere tutta la prima gara, poi diventa un po' lunga, non credo. Vediamo come va questa. E comunque, come temevo, la questione della difficoltà funziona in maniera analoga a MotoGP e a tutti gli altri giochi di Milestone. Cioè, mettendo su media è difficile, non è media, è difficile. Sì, comunque ce le hanno anche elaborate loro le moto, non mi sembra di capire perché. Comincio a vedere moto senza portatarga, cose strane. Invece la mia è tutta originale. Questi mi tamponano da dietro. Se mi buttate per terra, vi giuro che non so che cosa vi faccio. Guarda qua come ti sono entrato, birichino. Ragazzi, il gioco mi sembra di difficoltà buona, non è una passeggiata. Altro che. Poi è ovvio che concentrarsi e parlare nelle cuffie. Madonna, ho visto una ruota. Mi è arrivato addosso tra l'altro, ma fortunatamente gli impatti in questo gioco sono a volte un pochino stupidi, a volte un pochino generosi. Comunque un gioco di buon livello, a livello di impegno, eh. Non state a credere. Il pelo. Questa moto non va comunque, è proprio scarsa rispetto alle altre, guardate che roba. Se va male anche questa, ragazzi, mi sa che dobbiamo spendere qualche euro sull'elaborazione, perché è proprio lenta. Vedete che io a girare giro. Non sento benissimo il cambio perché ho la mia voce, ma insomma, guarda come sono veloce, pazzesco. Proprio non ce la faccio stare dietro. Ragazzi, temo, temo che altro che le elaborazioni qua non sono facoltative. Purtroppo mi sembrano quasi obbligatorie per stare dietro sta gente. Tra l'altro pista orrenda, terribile. Questi percorsi cittadini senza vie di fuga, con le curve all'interno che praticamente devi sbattere il casco nel guardrail, non sono proprio quanto di più amabile. Però in effetti il gioco è fatto così, lo dobbiamo accettare. Vuole dare un po' quell'impronta stradale. Perlomeno la soddisfazione di non essere ultimi. Tra l'altro vi voglio far notare che l'unica Ducati in pista è la nostra. Si vede che fa cagare. L'ho scelta perché è la più bella, ma non va. Secondo me dobbiamo perdere un po' di tempo ad elaborarla, altrimenti non andiamo più di così. Proprio non va, neanche sul dritto. Vediamo un po' se con i pochi crediti che abbiamo riusciamo a combinare qualcosa a questa moto che proprio non mi piace. Proprio non mi piace. Unità di controllo motore. Cosa cambia? Nulla, uno vale l'altro perché vedo che la potenza resta uguale. Allora mettiamo questo, poi il filtro dell'aria che cosa ci darebbe? Un pochino di potenza e un pochino di coppia. Soprattutto questo.
elaborazione testata, questa dovrebbe essere un pochino più sostanziosa a livello di cavalli, è anche costosissima però, quindi per il momento non ce la possiamo permettere. Forse uno scarichino, tutti 1500 e tutti bene o male. Sono vari modelli di Termignoni che tra l'altro mi sembrano tutti molto simili esteticamente. Prendiamo l'ultimo per non sbagliare. 1400 crediti, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ecco il cambio, tipo il cambio è terribile, ma costa. Costa questa roba, ragazzi. Che cos'è questo? Ah, ok, sì, prendiamolo. Sto spendendo tutto quello che si può spendere in questo momento, ragazzi. La catena, ma la catena che cosa... Cioè, sì, serve in realtà, però non vedo... Freni e sospensioni, non lo so. Ecco. Visto che dobbiamo gareggiare questi 400 crediti per la gomma da gara liscia... La cosiddetta slick... Visto che siamo qua, facciamo un po' di... Ecco, vai, rimozione, frecce e targhe, che è più bello da vedere. Specchietti idem. Tra l'altro non so se avete notato, ragazzi, ma gli specchietti in questo gioco non... Cioè, riflettono qualcosa, ma riflettono un'immagine predefinita in movimento che non aiuta molto a vedere indietro. Quindi sì, effettivamente si capisce bene che li abbiano pensati per essere rimossi, perché comunque è un gioco che prevede il tuning. Vedete che l'estetica rende molto. Adesso la moto è bellissima, vorrei capire se... va un po' di più anche, perché altrimenti siamo rovinati, ragazzi, eh? Ok, ragazzi, direi che ci prendiamo qualche minuto per andare a vedere se la nostra moto è effettivamente più competitiva. Adesso l'abbiamo migliorata sicuramente esteticamente, rimuovendo targa, specchietti e mettendo quello scarico, ma a me interessa che quelle modifiche che abbiamo fatto al motore, anche ai gommoni, che secondo me dovrebbero avere molta più aderenza adesso in curva. Testa visuale, via subito, prima dentro e si parte. Oh 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 oh, sì. Credo che le modifiche vadano, perché appena ho aperto il gas mi si è alzata di brutto. Occhio qui ai contatti. Ok, ragazzi, la vedo più lanciata la moto. Sì, la vedo meglio. Voi che dite? Ci sono i primi 4-5 che sono sempre ultra veloci, però... Ma che sono tutti uguali, è un team quello, un team Kawasaki, tutti verdi. Cerchiamo di non sbagliare, eh. Eh beh, certo, con le modifiche che ho fatto non è che adesso possiamo decollare. Però effettivamente un pochino di più va la moto. Belle anche le curve, sì, l'aderenza in curva è migliorata con quei gommoni lì, altro che... Bello, bello, mi piace questa cosa, che subito quando vai a toccare le cose si vedono i risultati... in strada. Questa cosa è molto positiva. E vabbè, questo che cosa c'ha sotto al culo? Questa è la Yamaha maledetta che io non ho voluto prendere, e forse avrei fatto meglio però a farlo. Guarda questo, va tantissimo sta Yamaha, ma perché non l'ho presa? Guardalo, è un missile. Va meglio, lo vedete anche voi che va meglio, perché la mia guida è sempre quella, è la moto che va meglio, però potrebbe andare meglio, potrebbe andare ancora meglio. E chiaramente questo dipende da quanti soldi riusciamo a fare, quanto altro riusciamo ad elaborarla, e a quanto però sono stato stronzo a prendere la Ducati solo perché era la più bella. Una Ducati Monster nel garage va sempre bene. Ecco, qui l'ho preso troppo. Ho tirato giù anche l'altro. Scusa, colpa del cordolo. Siamo arrivati un po' più avanti, effettivamente le modifiche hanno funzionato. Ecco, vedete che ci sono altre tre Ducati sto giro, e sono tutte giù. Non c'era nessuna davanti, guardate. Triumph e Honda, Honda che? Vabbè, all'inizio io non potevo scegliere, potevo scegliere Yamaha, Triumph o Ducati, ho scelto sicuramente la peggiore. Ma vabbè, ragazzi, ce ne faremo una ragione, vedremo di tirar fuori il meglio da questa piccola e scarsa Ducati. Nel frattempo, così facendo, credo che abbiamo guadagnato qualche altro soldino e dovremmo investirlo in qualche modo. Con questo risultato ti sei guadagnato l'accesso nel ranking dei piloti. Ah. Ottenere buoni risultati sarà determinante per scalare la classifica. Guadagnando posizioni avrai inoltre accesso a competizioni esclusive, come gli Elite Trophy.
Ok, ragazzi, io direi che il primo episodio di Ride lo possiamo chiudere qui. Abbiamo capito che non è una passeggiata, è un gioco difficile, sinceramente, perché questo qui che avete visto era in difficoltà media e avete visto quanto gliene danno gli avversari. Però il fatto che adesso arrivando nono, quindi nei primi 10 ci abbia detto che abbiamo sbloccato, eccetera, eccetera, vuol dire che in qualche modo è anche previsto che all'inizio uno non è che possa vincere tutte le gare. È abbastanza realistico, tu arrivi, non sai nessuno. E ti devi dar da fare. Quindi magari anche se sceglievo qualche altra moto, comunque mi mettevano alla prova perché man mano devi crescere. Poi magari in futuro ci ritorni con la moto più pompata, più bella messa a posto e ti rivinci le gare. Quindi vabbè, sono abbastanza soddisfatto. Mi ha confortato questo fatto che la nona posizione sia stata comunque un buon risultato per il gioco, perché significa che è impostato in questa maniera. Io vi saluto. Prossimo episodio faremo una nuova gara, non ci torno più per il momento su questa qui. E quindi niente, guardate che bella però, sta moto. Bastarda che non va niente, però è bella. Soprattutto modificata così con quel termignoni che proprio sfoggia. Bene ragazzi, dai, ci vediamo alla prossima. Ciao!